Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Questa mattina al 7 in punto parliamo di tematiche politiche e cerchiamo di capire quale sarà l'Europa, la nuova Europa sulla base dell'esito delle urne, sia del voto nazionale italiano, sia di una visione più ampia proprio di questa nuova Europa, come sarà questa nuova Europa e come si differenzierà da quella uscente. Per questa analisi politica, qui con me oggi due professori, il professor Marco Almagisti del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche e di Studi Internazionali dell'Università di Padova e il professor Matteo Zanellato che è ricercatore di sociologia dell'Università Bicocca di Milano. Buongiorno ad entrambi. Buongiorno, buongiorno. Prima domanda, l'Europa che si sta delineando sulla base degli esiti delle urne sarà diversa da quella che ha appena concluso questa legislatura, considerando insomma, anche i nomi, considerando la composizione che è uscita dalle urne? Matteo, prego. Argomento tuo. Allora, partiamo dalle cose più interessanti. Possiamo identificare sicuramente dei vincitori e degli sconfitti da queste elezioni. Per farlo dobbiamo guardare al palcoscenico europeo, non solo a quello nazionale, perché possiamo dire che i due grandi partiti tradizionali, Partito Popolare Europeo e Partito Socialista Europeo, che adesso si chiamano Socialisti Democratici Europei, hanno mantenuto più o meno o hanno cresciuto addirittura i risultati elettorali della tornata precedente. Solo per fare un esempio, il Partito Popolare Europeo passa dal 24,23% dei membri al Parlamento al 26,25% attuale. Quindi c'è una crescita del partito che ha governato l'Unione Europea quantomeno dalla sua fondazione. E i socialisti perdono sì qualche piccolo punto percentuale, ma non così, in maniera così influente. Passano dal 20,5% al 18,9% dei deputati al Parlamento europeo. Parlo di percentuali, non di numeri assoluti, perché sono diminuiti i parlamentari a causa della famosa Brexit che tutti conosciamo. Chi perde invece sono i partiti del centro, da una parte Renew Europe, quindi l'ex gruppo dei liberal democratici, e soprattutto i Verdi che passano dal 9,9% al 7,1% di rappresentanti al Parlamento europeo. Non possiamo nemmeno dire che hanno vinto partiti come Identità e Democrazia, che doveva rivoluzionare un po' lo scenario europeo, o i conservatori rappresentati da Giorgia Meloni. Quindi lo Due partiti che spauracchio sono. delle estreme destre o lo spauracchio di una virata a destra in realtà non si è concretizzato? Parzialmente, nel senso che è vero da una parte Identità e Democrazia perde a livello di percentuale di deputati, passa dal 9,7% all'8,1%, però è anche vero che l'AfD tedesca è rimasta esclusa da questo gruppo a causa della famosa intervista rilasciata da un loro candidato al nostro giornale Repubblica. I conservatori diventano il terzo gruppo all'interno del Parlamento e passano dall'8,3% all'11,5% dei rappresentanti, però bisogna stare attenti a cosa succede. In questi giorni Orban sta cercando di costruire un partito europeo e quindi di conseguenza un gruppo europeo al Parlamento, non ha ancora i numeri per poter costituire il gruppo europeo, ma sta cercando di rompere all'interno i conservatori e i riformisti, facendo uscire il partito Identità e Giustizia della Repubblica Ceca e scusate, della Polonia e costruire un gruppo dei patrioti che comprende Identità e Democrazia e alcuni fuoriusciti dai conservatori. Per vedere cosa succederà, però, cosa dobbiamo aspettare la prossima settimana e i risultati delle elezioni francesi. Quali sono le ipotesi? Mi perdoni, professora Magisti, se continuo con il professor Zanellato, quali sono le possibilità che possono emergere dal ballottaggio in Francia? Quali gli scenari?
Certo, diciamo che Marine Le Pen oggi è più concentrata sulle elezioni nazionali che su quello che succederà in Europa fra 4-5 mesi, quando effettivamente la nuova Commissione inizierà a prendere funzione e a svolgere i suoi compiti. E bisogna vedere come andrà in Francia, sicuramente anche per capire cosa farà Marine Le Pen poi, perché Marine Le Pen oggi è la rappresentante più importante all'interno del gruppo Identità e Democrazia, che ricordo è anche il Partito Europeo della Lega. Vedere cosa succede in Francia vuol dire anche poi avere la possibilità di capire cosa succederà in Europa. Nel senso, il Front National, il Rassemblement National oggi ha sospeso le Eh sì. trattative in Europa per non spaventare troppo gli elettori francesi. Quindi è una situazione in fieri, ma in Assolutamente. questa analisi torno alla domanda, visto che insomma, si pensa anche come di nuovo rinnovo alla presidenza della Commissione della von der Leyen, siccome soprattutto in Italia, e qui forse il professor Amagisti può commentare, in Italia si è parlato di una nuova Europa, di un'Europa che si distanziasse un po', no? Dalla politica, anche sul Green Deal, eccetera, eccetera. In realtà quello che viene fuori è un'Europa che probabilmente continuerà su questa linea e quanto il voto italiano è un voto isolato o è un voto che inciderà poi sulla compagine globale. Tenendo conto che la nostra maggioranza di governo, le tre forze appartengono a tre gruppi diversi. Certo, ma in realtà i temi che lei ricordava erano appunto agitati durante la campagna elettorale. C'era un disegno che era incarnato proprio da Giorgia Meloni in particolare di cercare di cambiare i rapporti di forza. Un tentativo ovviamente che poteva avere successo, come poteva rivelarsi più difficile probabilmente del previsto. Gli esiti delle elezioni europee, come ricordava prima il professor Zanellato, hanno confermato una certa stabilità, soprattutto nei due partiti maggiori, ecco, mentre le componenti centriste e quelle ecologiste hanno patito invece una difficoltà maggiore. Ecco. Uno dei possibili esiti potrebbe essere appunto la riconferma di una maggioranza molto simile a quella precedente a sostegno della Commissione. Magari in chiave molto difensiva nei confronti in particolare della destra che comunque è in crescita. Questo va bene, nel senso è un disegno, se vogliamo, difensivo, però fare argine contro una destra che cresce può significare poco se non si intraprendono delle politiche per cambiare le cose, ovviamente, dato che questa destra riesce a interpretare una parte di disagio, di protesta che è presente nei cittadini di molti paesi europei, o si interviene attraverso le politiche su queste forme di disagio e sui motivi di questa protesta, altrimenti prima o poi quella coperta che si stende a difesa, diciamo, dei partiti oggi di governo in Europa rischierà di diventare un po' troppo corta alla prossima tornata elettorale. Quindi potrebbe esserci una crescita ulteriore della destra, questo può essere un elemento da considerare sicuramente. Ecco. Quindi è necessaria un'apertura del PPE più verso i conservatori, perché l'altro giorno il vicepresidente del partito del PPE, Antonio Tajani, che è anche esponente di Forza Italia, ha detto che praticamente è inevitabile che ci sia un dialogo con i conservatori, perché qualora ci fosse invece di nuovo una riapertura ai Verdi, Forza Italia non darebbe la fiducia. Quindi ci può essere questo tipo di configurazione? Ah, questa è una posizione che è stata espressa in maniera chiara appunto dall'onorevole Tajani, non è l'unica presente appunto nel Partito Popolare Europeo, quindi ci sono anche altre posizioni che spingono magari più verso un'apertura di un dialogo ancora nei confronti dei Verdi, quindi la partita è aperta, adesso vedremo nei prossimi giorni quale piega prenderà, quindi bisognerà vedere, insomma, mi pare che gli esiti non sono scontati, quindi sarà interessante seguire appunto le prossime giornate che promettono di essere parecchio interessanti, insomma. La posizione dell'Italia risulta isolata
Perché abbiamo visto, no, la nostra Premier molto attiva, con un ruolo molto attivo, insomma, in Europa, e quello che poi in qualche modo può essere risultato un tiro mancino, come si può valutare, che tipo di analisi, si può fare? La Meloni non è stata consultata, è stata messa all'angolo, l'Italia avrà una posizione di isolamento, visto che, insomma, alla fine, anche queste europee hanno sancito il Fratelli d'Italia come primo partito a livello nazionale. Io non penso che appunto l'Italia possa essere messa all'angolo, sostanzialmente perché è uno dei grandi paesi fondatori dell'Europa come la conosciamo, quindi un ruolo comunque significativo le spetta storicamente. Poi c'è ovviamente una difficoltà in questa configurazione a pesare di più, a contare di più sicuramente per l'esecutivo italiano. Però, insomma, voglio dire, è in una situazione, l'intera Europa, di particolare fluidità. Io, quindi, da questo punto di vista, manterrei una certa cautela, quindi non sarà sicuramente l'esecutivo italiano messo all'angolo. Ovviamente non è la configurazione ideale, perché l'aspirazione di partenza dell'intero centrodestra, in particolare del Presidente del Consiglio italiano, era quella di provare a cambiare strutturalmente gli equilibri tra le forze partitiche in Europa. Dopodiché il risultato, se lo guardiamo, io sono un internista, quindi ho un bias che mi pregiudica, ecco, nella mia lettura, ma se lo guardiamo dal punto di vista interno, questo è un risultato che dal punto di vista della politica nazionale non indebolisce Giorgia Meloni, chiaramente. Il suo partito veniva dato come partito sicuramente vincente di questa competizione a livello nazionale. E questo è stato confermato, insomma, il risultato di un 28,7% è un risultato buono, sicuramente molto buono per un partito che ha la propria leader come Presidente del Consiglio, esposta quindi anche ai giudizi su un governo che dura da quasi 2 anni. Insomma, quindi mi pare che le elezioni in Italia facciano vedere una tendenza che è abbastanza diffusa in tutto l'Occidente a una forte polarizzazione. Nel nostro caso mi pare che emerga in maniera molto netta in Italia una tendenza al bipolarismo, un ritorno al bipolarismo. Non al bipartitismo, ma al bipolarismo sicuramente sì. E credo che possano far riflettere a questo proposito proprio le percentuali di risultati elettorali, da un lato certo anche del Movimento 5 Stelle, che ormai cerca una collocazione organica nel centro-sinistra, ma che ha marcato alcune differenze, ma in particolare dei centristi. Si era detto prima, l'ha accennato in maniera molto precisa il professor Zanellato, certo che esistono ancora gli elettori di centro, è chiaro, non spariscono, però magari l'elettore preferisce un centro che si schiera, in qualche modo che provi a contare all'interno di uno dei due poli principali, è forse meno disposto a aprire del credito verso una posizione più isolata al centro, che non ha premiato i due partiti che si sono presentati da soli, Stati Uniti d'Europa da un lato e anche Azione. Ricordiamo che entrambi non raggiungono il quorum e in qualche modo vedono, insomma, un po' pregiudicata la loro strategia di costituire uno stabile ago della bilancia della politica italiana. Tutto sommato, gli italiani propendono, come in gran parte dell'Europa, a uno schieramento tendenzialmente bipolare, comunque non più legato a una presenza forte di un centro autonomo dei due poli. Con questo nuovo schema, professor Zanellato, quali saranno le politiche che il nuovo Parlamento europeo, secondo lei, adotterà in tema di rapporto per quanto concerne la guerra in Ucraina, il percorso del Green Deal, l'allargamento ulteriore, cioè il divario tra i paesi del nord che hanno delle richieste e i paesi del Mediterraneo ne hanno altre, cioè quali saranno le tematiche stringenti e che direzione prenderanno queste tematiche? Allora, per poter rispondere a questa domanda, che è sicuramente interessante, dobbiamo un po' ricostruire quello che sta succedendo, no? Allora, abbiamo parlato prima di Giorgia Meloni esclusa dalle trattative per i top jobs. In realtà io non mi sento dire che è stata esclusa, nel senso che Renew Europe è appena sotto al quarto partito in Europa,
per qualche 0, di percentuale. Quindi è ovvio che i tre partiti tradizionali, i tre partiti che hanno sorretto le istituzioni anche in momenti abbastanza complessi per le istituzioni europee, abbiano prima parlato tra di loro per capire se c'erano dei margini per creare una maggioranza. Adesso, come dice Tajani in quell'intervista che ha richiamato anche lei, Sì. bisognerà vedere cosa succede in Parlamento. Quello che secondo me è importante considerare però è fare attenzione a una cosa. I conservatori oggi sono a metà tra quella che consideriamo l'estrema destra di Identità e Democrazia e quella che invece potrebbe essere un centrodestra che aderisce a una grossa coalizione come da sempre si è utilizzato fare nell'Unione Europea. E il rischio che non considerarli spinga tutti i partiti conservatori verso Identità e Democrazia, verso un certo tipo di idea di Europa, deve essere tenuto conto anche dai grandi decisori, quindi dal PPE e dal Partito Socialista Europeo. Per poter capire quali saranno le politiche, quali saranno gli atteggiamenti nei confronti della guerra in Ucraina, per poter capire tutte le domande che ci faceva, bisogna capire come effettivamente la Commissione verrà votata in Parlamento e questo per adesso è presto, perché bisogna capire cosa succederà nell'estrema destra, bisognerà capire come Giorgia Meloni riuscirà a chiudere la quadra. Un piccolo indizio c'è però, perché Kaja Kallas, che è la probabile futura alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune, insomma, non è così tanto amica di Putin, quindi questo può essere un buon indicatore per capire che fortunatamente l'Unione Europea vuole continuare a difendere i valori occidentali. Ma la von der Leyen il 18 luglio secondo lei sarà confermata oppure qui ci saranno delle sorprese? Perché poi no, si è quasi individuato nella presidente della commissione un po' il fulcro di politiche che non si vogliono più e poi penso la gente comune la si ritrova ricandidata. Quindi. Allora, cioè, Ursula von der Leyen era lo Spitzenkandidat del PPE, quindi non se la ci trova dopo candidata, era già prima, no? E il Partito Popolare Europeo cresce nei voti a livello europeo, per noi quando ragioniamo sulle europee dobbiamo ricordarci che l'Unione Europea non si ferma a Bolzano, ma va anche un po' più su, va anche un po' più a est e un po' più a ovest. E quindi un indicatore c'è stato, il PPE non ha la maggioranza assoluta, ma è il partito di maggioranza relativa, quindi è giusto che lo Spitzenkandidat sia quello che effettivamente vada per primo a provare a creare una commissione, una nuova commissione. Il ruolo da capire sarà quello dei Verdi, se faranno parte o meno della maggioranza, allora l'atteggiamento sarà in una direzione o in un'altra nei confronti del Green Deal e della lotta al cambiamento climatico. Professore Anagisti, quanto questa suddivisione no, dei partiti di maggioranza interna italiana presentandosi in Europa, ognuno in una compagine, può avere delle ripercussioni sulla tenuta del governo nazionale? Basterà avere un vicepresidente con potere esecutivo o un commissario di peso per mettere d'accordo tutti, oppure si potrebbero aprire dei fronti di frattura? Ma sicuramente, ecco, il riconoscimento di ruoli apicali significativi aiuta, ovviamente, chiaramente aiuta, consente di giocare un proprio ruolo e di avere anche possibilità di sintetizzare posizioni che inizialmente potrebbero essere differenti. No, io credo che appunto gli aspetti interessanti siano ancora una volta sul versante interno, chiaramente. Sono partiti. Per questo appunto prima sottolineavo la tendenza bipolare che abbiamo in Italia. Sono partiti che hanno un forte consenso, riescono a riprodurre abbastanza stabilmente la propria alleanza e hanno la capacità di far, come dire, spostare, di non perdere troppi voti fuori dalla coalizione, facendo transitare in maniera abbastanza pacifica, abbastanza fisiologica appunto i consensi da un partito all'altro. Questo avviene sia a livello nazionale. Ci ricordiamo le ultime elezioni europee, quelle del 2019, che avevano visto trionfare in quel modo la Lega di Salvini, ma direi ancora più interessante, almeno per noi che viviamo nel nord-est, è anche quello che succede a livello locale. Se noi andiamo a vedere a queste europee com'è cambiata appunto la politica
l'espressione politica appunto nel nord-est troviamo dei risultati davvero, davvero eccezionali. Insomma, intanto vorrei ricordare, in Veneto si vota ancora molto, cioè si vota sopra la media nazionale. L'affluenza è stata bassa stavolta a livello nazionale, 48,3, però a livello regionale noi siamo sopra di qualche punto. Abbiamo votato 52,6, comunque c'è una tendenza più marcata rispetto alla media nazionale andare a votare. Ma poi è cambiata la fisionomia, scusatemi, proprio del voto regionale. Nel 2019 avevamo una Lega altissima che aveva il 39. 49,88% dei consensi e ha perso 36 punti. E adesso la troviamo al 13,5. Però, l'aspetto interessante è che gran parte appunto di questo consenso in uscita dalla Lega è rimasta abbastanza pacificamente nell'area di centrodestra, e infatti la crescita di Fratelli d'Italia è stata di 31 punti percentuali. Fratelli d'Italia era ancora una formazione abbastanza piccola nel 2019, aveva preso il 6,76%, E i adesso ha partiti preso di il opposizione, come 7,5%. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? Ma il Partito Democratico in particolare è stato molto stabile. Fatto sta che si è ridotto di qualche punto percentuale l'affluenza, quindi in termini di voti assoluti ha perso un poco, però 18,9 aveva, 18,88 ha ripreso, quindi tutto sommato è rimasto molto stabile, è un voto abbastanza anelastico, minoritario, ovviamente in Veneto, però questo ha consentito al Partito Democratico di diventare, pur rimanendo fermo, diciamo, il secondo partito, perché appunto la Lega scende a 13,5%. Per quanto riguarda la nostra regione, questo può essere, come dire, un confronto abbastanza interessante, visto che si andrà poi a nuove votazioni. Ha sorpreso un'affermazione così Alleanza forte, la legislatura. Verdi-Sinistra? Scusi? No, dicevo, ho sorpreso l'affermazione di Alleanza Verdi-Sinistra, no, Sì, Ini? questo sì, l'Alleanza Verdi Sinistra riesce ad avere un risultato inedito dalle nostre parti, come a questi livelli, inedito a livello nazionale. Però ovviamente è ancora appunto un consenso minoritario, è un consenso che soprattutto la premia questa alleanza nei contesti urbani. Mentre la grande difficoltà del centro-sinistra a livello nazionale, ma ancor più nettamente a livello veneto, è a guadagnare dei consensi fuori dai grandi centri urbani. Insomma, è lì, è nel Veneto profondo che c'è una difficoltà molto forte del centro-sinistra. Allora, alcuni osservatori sono rimasti un po' sorpresi dal fatto che una regione così autonomista come il Veneto, che aveva premiato in maniera spettacolare il consenso di Luca Zaia quando si presentava alle regionali, abbia veicolato i propri voti in maniera molto veloce nei confronti di Fratelli d'Italia, che non ha una storia particolarmente così marcata dal punto di vista autonomista o federalista. Però ecco, io vorrei ricordare che in primo luogo un elettore, magari veneto, che tiene molto l'autonomia, ha sentito parlare per decenni del tema dell'autonomia e adesso la vede all'orizzonte anche grazie appunto al governo attualmente guidato da Giorgia Meloni, quindi Quindi potrebbe non c'è un avere più ripensamento, mi simpatia. scusi, dal vostro punto di vista, c'è un ripensamento del concetto nazionalista federalista di Fratelli d'Italia, un'apertura verso l'autonomia o è una concessione tra alleati? Per poi un domani magari chiedere il vertice della regione, il candidato della regione. Se è una concessione tra alleati, è una concessione molto significativa, perché ricordiamo che è una parola d'ordine che ha alimentato un forte consenso. Qui, come dire, un aspetto molto interessante verrebbe da chiedersi appunto dove andrà il consenso di tutti coloro che guardavano con grande entusiasmo verso Luca Zaia, visto che molto difficilmente sarà consentito a Luca Zaia la possibilità di una nuova candidatura. Ecco, quindi questo rischia davvero di far rimanere la partita tutta interna al centrodestra, chiaramente, con il tentativo di Fratelli d'Italia di ristrutturarsi come offerta politica locale in maniera molto più aderente a quelle che sono le aspettative della società, che contano ovviamente moltissimo in questi casi, e sono aspettative di portare a casa finalmente, per buona parte appunto dei cittadini veneti, un'autonomia che è stata appunto promessa e in qualche modo evocata per molto tempo. Quindi potrebbe diventare una competizione molto interessante, e se la Lega manterrà lo stesso profilo che ha mostrato queste europee, dove appunto la componente, diciamo, più autonomista legata alla figura di Luca Zaia non è sostanzialmente rappresentata, beh, questo se segna secondo me un vantaggio strutturale per Fratelli d'Italia. Cioè, se la Lega non è più su quelle posizioni così fortemente autonomiste,
si normalizza dal punto di vista dell'elettore locale e quindi può anche essere abbandonata, come è successo in questo caso, per premiare un'altra formazione del centrodestra. Parlando di consapevolezza, faccio questa domanda dell'elettore. Da una parte siamo arrivati a parlare dell'autonomia differenziata che è diventata legge, però voluta da 2 milioni di veneti, però forse sfugge che tra gli emendamenti approvati c'è la possibilità del veto da parte del Presidente del Consiglio, che questo non è un dato irrilevante. Ecco, quindi da questa parte quanto c'è la consapevolezza dell'elettore dei provvedimenti, proprio per analizzare anche questo passaggio d'amblé dalla Lega a Fratelli d'Italia, no? Sempre nell'ambito di un elettorato del centrodestra. Questo per lei, professor Magistri. Mentre per lei, professor Zanellato, volevo sapere quanto l'elettore che si presenta alle urne per le europee ha la consapevolezza che sta dando un voto, non tanto per una questione interna, ma un voto, lei prima faceva riferimento a Non ci fermiamo a Bolzano, un voto che però pesa perché l'80% dei provvedimenti nazionali sono un'applicazione delle norme europee. Chi vuole rispondere per primo? Va Prego, bene, professore. rispondo prima io. Nel senso, sì, chi ha seguito quella parte almeno di elettorato che ha seguito con attenzione l'articolarsi appunto della vicenda, del processo che porta poi a conseguire l'autonomia, sa che è una partita ancora tutta aperta, insomma, ancora aperta, che non è una partita facile ovviamente e che non risolve una volta per tutte quella che, insomma, nel linguaggio un po' più tecnico che usiamo noi, definiamo la dimensione centro-periferia, insomma, ecco, quella resta una dimensione cruciale in un paese molto differenziato al proprio interno come l'Italia. E ovviamente qui si tratta di una dialettica tra i poteri locali e la politica nazionale. Questa resta sicuramente aperta. C'è bisogno appunto da parte del governo centrale di un attento bilanciamento di diversi interessi territoriali. Se nel nostro passato professionale ci sono interviste con esponenti storici, per esempio della Democrazia Cristiana, che ha avuto questo problema nella sua storia, avendo espresso per decenni la classe dirigente principale del paese e sicuramente la classe dirigente egemone in Veneto. E compensare appunto le spinte, le domande che emergono dalla società locale con un attento bilanciamento necessario a un certo punto a livello nazionale non è una cosa semplice. È riuscita in certi periodi, magari anche storicamente più propensi ad armonizzare gli interessi, ma alla fine degli anni Ottanta è diventata una dinamica molto complicata che ha in qualche modo sancito il declino della Democrazia Cristiana e la grande fortuna della prima Lega, quella autonomista, quella poi incarnata a livello, diciamo, di nord da Bossi, che insomma, in qualche modo ha preso dal tavolo quelle richieste, quelle spinte che Radicino non riusciva più a governare. Quindi è una dimensione molto importante perché appunto il nostro paese continua ad essere quello che è stato spesso nella sua storia, cioè molto lungo, molto stretto e molto differenziato al suo interno. Quindi si apre una stagione di grandissimo interesse per tutti coloro che mantengono una forte attenzione per la dimensione del governo nazionale e del governo locale. Vedremo appunto come si svilupperanno questi rapporti. Saranno appunto giorni, mesi molto molto interessanti dal mio punto di vista. E per quanto riguarda invece l'Europa, si diceva? Allora, partiamo da cos'erano le elezioni europee all'inizio, nel senso erano viste come second order elections, una conferma o meno, cioè delle elezioni di secondo ordine, una conferma o meno verso il governo. Solo per citare gli ultimi risultati, il 40% a Renzi nel 2014, il 34% alla Lega di Salvini quando sembrava che il governo giallo-verde fosse in realtà un governo verde-giallo. E oggi la conferma a Fratelli d'Italia. Però fare solo questo tipo di valutazione limita l'aspetto principale. Da quantomeno dalla fine degli anni 90 l'Europa non è più un gigante dormiente dove sì, tutte le politiche vengono un po' assorbite dagli stati nazionali o vengono decise dai parlamenti attraverso comunque una discussione partita da Bruxelles, diciamo. Quindi più che prendere coscienza che le elezioni europee sono importanti, abbiamo europeizzato le elezioni nazionali. E tant'è vero che il dibattito su che tipo di Europa vogliamo, su dove vogliamo andare come Unione Europea, viene assorbito anche durante le campagne elettorali nazionali. E
non ho mai visto elezioni come quantomeno le ultime due, quindi 2019-2024, dove comunque il tema di che fare con l'Unione Europea, che fare con le istituzioni europee fosse così forte. Questo è un bene o un Tant'è male? vero, è un bene, perché magari arriviamo dalla strada sbagliata, no? Nel senso, cioè, europeizziamo le elezioni nazionali, però tutto sommato arriviamo a capire che l'Europa conta. E faccio un esempio dell'ultima campagna elettorale, c'era una lista, si chiamava Stati Uniti d'Europa, c'era una lista che diceva più Italia, meno Europa. Bene, io vi ringrazio per questa puntuale analisi, per questa illuminante anche visione da esterni e da studiosi dei fenomeni. Ringrazio Marco Almagisti, professore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche e di Studi Internazionali dell'Università di Padova, e ringrazio anche il professor Matteo Zanellato dell'Università Bicocca di Milano, ricercatore in sociologia. Grazie e arrivederci. Grazie a voi. Grazie, Grazie. grazie. Grazie.